What's up animali da palestra? Siamo tornati con la massa delle idee, è da tanto tempo e infatti vi devo chiedere scusa perché sono rimasto assente per tanto tempo e un po' è colpa mia e un po' ovviamente non è colpa mia. E vi spiego perché. Circa 2 settimane fa mi si è rotto l'obiettivo della telecamera e questa è la Sony 5100 Alpha, la telecamera che uso per vloggare praticamente sempre. Tutti i video che avete visto sono stati fatti con questa telecamera. Ora sto vloggando per un attimo con la GoPro e il problema è che la GoPro è bellissima, insomma funziona soprattutto all'aperto con le luci, ci sono bei colori eccetera eccetera, però al chiuso è un po' una merda, insomma non fa un granché. Ora sto vloggando davanti alla finestra, c'è una buona luce, quindi spero che le riprese, che questa clip esca fuori decentemente, però solitamente uso questa telecamera per vloggare e l'obiettivo della telecamera mi si è rotta. Infatti questo è l'obiettivo nuovo e guardate, c'è la passera qui. Questo è l'obiettivo, quello vecchio, rotto. Mi sembra che sia rotta la guarnizione e il motore, come potete vedere qui è tutto caccato, tutto rotto, spaccato. Ho cercato di farlo aggiustare, solo che volevano veramente tanti soldi sti bastardi. Volevano minimo $100, innanzitutto volevano solamente $50 per guardarla e trovare ciò che insomma è rotto all'interno, quindi il tecnico voleva solamente 50 per, e poi mi ha detto come minimo sarà $100. Vedete come ne approfittano? E quindi ho detto non ne vale la pena, ne compro uno nuovo. Infatti ne ho comprato uno nuovo a $180 e niente, buonanotte al secchio. E vi dirò di più, quando ho smesso di bloccare i miei allenamenti per un motivo o l'altro, il punto è questo: le prime 2 o 3 settimane di questa videoserie, la massa dei ridai, non stavo ottenendo risultati, sono sincero, non stavano andando bene le cose. Però quando ho smesso di bloccare i miei allenamenti, in quelle 3 o 4 settimane ho preso 2 kg. Ora, non sono sicuramente 2 kg di massa muscolare pura, ci sarà anche un po' di ritenzione idrica, un po' di grasso, però è decisamente un buon progresso. Il punto è questo, ragazzi, che forse voi non ve ne accorgete perché non vi siete mai messi nei miei panni o di chi come me fa questo tipo di video, però vloggare gli allenamenti toglie tanto tempo e tanto focus dall'allenamento stesso, nel senso che non sei più lì concentrato all'allenamento, sul muscolo, sulla prossima serie, sulle ripetizioni, non sei proprio concentrato, quindi sono allenamenti un po' fatti alla cazzo perché sei lì che costantemente pensi alle riprese, alla telecamera, come impostare la telecamera per la prossima clip, dove impostarla, quale angolazione, come settare la telecamera. Quindi fra un set e l'altro, tra l'altro, perdi tanto tempo a impostare la telecamera, spostarla nel punto giusto, a testare un po' se esce bene la clip e insomma lì hai già perso 3 o 4 minuti fra una serie e l'altra. Quindi questo va a togliere tanto dall'allenamento, soprattutto dal progresso. Quindi questa è la prova che cazzeggiare e pensare alla figa oppure al calcio oppure alle macchine fra un set e l'altro e non essere concentrati e dare il 100% di se stessi, pensare al muscolo che si contrae, si allunga, oppure pensare al prossimo set, ai pesi eccetera eccetera, è decisamente controproducente. Con questo intendo dire che non vloggerò più i miei allenamenti, assolutamente no, insomma io non ho fretta, se devo prendere 1 chilo in 4 mesi poco importa, insomma ho già dimostrato tutto, non ho più nulla, non devo più dimostrare niente, ho già fatto di tutto e di più, molto di più di qualsiasi altra persona qui su YouTube Italia. Sono dimagrito, sono sceso fino a 7% all'incirca di massa grassa, sbucciato, squartato fino all'osso. Ho fatto ricomposizione, ho preso massa muscolare senza aumentare la mia body fat, quindi senza incrementare la mia massa grassa. Ho preso massa muscolare, insomma ho fatto tantissime cose, tutte documentate in altre videoserie che ho fatto in passato e che sono qui sul mio canale YouTube. Quindi non devo più dimostrare nulla, per me va bene qualsiasi cosa esce fuori. Ovviamente ora che so bene questo e quanto incide il riprendere, fare le riprese dei miei allenamenti sul mio progresso, mi adatterò, nel senso che farò riprese più brevi,
oppure sarò più veloce a settare la telecamera e già avere in mente quali punti di vista e angolazioni riprendere, in modo che non spreco tanto tempo, ok? Quindi questo è quanto, ora vado a far colazione e ci becchiamo fra poco. Ok, facciamo questo panino. Allora, dovete sapere che la mia alimentazione non è cambiata, tutte queste settimane non è cambiato nulla, quindi quando ho preso i 2 chili che ho preso in queste ultime settimane, ho cambiato ben poco. Quest'ultima settimana ho aumentato di 150 calorie, prevalentemente dai carboidrati, però al di là di questo non è cambiato nulla, ho sempre tenuto la stessa alimentazione, principalmente sempre gli stessi pasti per convenienza, per come sono fatto io, e niente, questo è la prova che praticamente riprendere gli allenamenti è veramente una rottura di coglioni e una zappa sul piede che non mi permette di ottenere grandi risultati, come vi ho spiegato. Comunque, animali, ciò che è cambiato nelle ultime 2 settimane è il mio allenamento, perché vedete, io ora sto facendo una fase che chiamo l'allenamento indispensabile. Ora, Vince Gironda aveva un allenamento che chiamava l'allenamento onesto e io ho questo allenamento che chiamo l'allenamento indispensabile. Ora, cos'è l'allenamento indispensabile? È lavorare tutti i gruppi muscolari necessari che veramente devi allenare, non quelli che sono già avanti, che sono già abbastanza sviluppati. Quindi quelli che sono già abbastanza sviluppati e sono avanti non li alleno, alleno solamente quelli che necessitano di essere allenati e li alleno tutti i giorni. Quindi una sorta di full body in base ai gruppi muscolari che ho bisogno di allenare tutti i giorni. Ve lo farò vedere fra poco, perché fra poco sto andando in una nuova palestra, circa un'ora di viaggio in una palestra che alcuni di voi magari avete visto qua e là su YouTube negli Stati Uniti. È una palestra di un youtuber statunitense, non molto famoso, però comunque abbastanza conosciuta, ha collaborato con vari youtubers, fra cui Guzman, quindi magari la riconoscerete. È una bellissima palestra, tranquilla, molto chill, dove si può registrare, non rompono i coglioni per registrare in palestra, perché ovviamente il proprietario è un giovane youtuber, quindi sarà bello vedere com'è sta palestra e soprattutto riprendere in una palestra simile. Ok, ci si va ad allenare, animali, tanto per cambiare c'è traffico, quindi è un lungo viaggio. Comunque, come ho accennato prima, farò il mio allenamento indispensabile, che consiste di 6 allenamenti a settimana semi full body, dove alleno solamente i gruppi muscolari necessari, che necessitano di essere allenati. Quindi nel mio caso sono quadricipiti, i polpacci, i dorsali e i pettorali e l'uccello. A parte gli scherzi, questi sono i gruppi muscolari che necessitano di essere allenati. E ancora, la cosa buffa è che c'è ancora gente che pensa che non si possa recuperare da un allenamento e l'altro allenandosi in multifrequenza in questo modo, facendo semi full body tutti i giorni. E sinceramente non capisco come mai c'è ancora gente che si ostina a capire la verità e che si può tranquillamente recuperare da un allenamento all'altro, ammesso che volume e la densità d'allenamento siano adeguati. Si può recuperare tranquillamente, il corpo recupera da un giorno all'altro, non ha bisogno un mese di ferie oppure un anno sabbatico per recuperare, ok? Basta che il volume e la densità d'allenamento siano giusti, non siano troppo alti. Ora, basta prendere come esempio alcuni fra i più grandi atleti della old school, della pre-era d'oro del bodybuilding, come Vince Gironda, Steve Reeves, Reg Park, Jim Haslop, tutte persone che di tanto in tanto si allenavano con questa multifrequenza semi full body tutti i giorni e, fino a prova contraria, hanno fra i fisici più belli e iconici della storia del bodybuilding e sono anche natural. Quindi, ragazzi, io dico sempre: non ascoltate quello che leggete nei forum, perché
dietro al profilo di quello che vi sta consigliando nel forum, può essere un bambino, può essere un deficiente, può essere uno che non ha mai messo piede in palestra, le cose le dovete provare, ok? Quindi andate in palestra, provate e poi valutate, oh, questo qui ha ragione piuttosto che quell'altro, oppure viceversa. Poi potete valutare e dire: Oliver, hai detto una cagata, oppure Oliver, hai ragione. Comunque, per me funziona alla grande, funzionata alla grande per tantissimi miei clienti che hanno provato la massa degli dèi. Infatti questa è la seconda fase del mio programma, la massa degli dèi. Qui in descrizione trovate il link se volete provarla ed è, c'è scritto tutto nel dettaglio. Comunque, oggi parto con la porzione delle gambe, quindi farò la leg press, sempre se in questa palestra hanno la leg press, farò alzate dei polpacci in piedi e farò per il petto la neck press e per il dorso farò, penso che farò la lat pull down, ok? Ora vediamo. Comunque questi sono i principali esercizi. Nulla di più, nulla di meno, insomma non sono 4-5 esercizi con 3-4-5 set ciascuno. Un esercizio solo, intenso, con pochi set, con un giusto tempismo fra un set e l'altro, e basta. Bella lì animali, sono arrivato come potete vedere lì su The Campus. Questa è la palestra di cui vi parlavo. Non so animali, non sapete quanto sono incazzato, mi sono fatto un'ora di strada ed è chiusa la palestra. E non è nemmeno colpa mia perché dovrebbero essere aperti. Infatti come potete vedere gli orari sabato dalle 9 del mattino alle 8 di sera sono le 4 del pomeriggio, quindi la palestra dovrebbe essere aperta. Non capisco perché non è aperta. Ho provato a chiamare, non risponde nessuno e fanculo. Mi tocca andare in una delle palestre commerciali qui in giro. Mi dispiace ragazzi, veramente ci tenevo a provare sta palestra perché è molto carina, tanti ne parlano. E niente animali, alla fine ho trovato questa palestra commerciale, IOS Fitness. Non ne ho mai sentito parlare, vediamo un attimo com'è. Dalle foto sembra molto bella. Animali, francamente sono molto contento di come sono andata a finire le cose perché questa palestra è spettacolare, una delle più belle palestre che abbia mai visto finora. C'è praticamente di tutto, è molto nuova, gli attrezzi sono praticamente nuovi di zecca, c'è la zona cardio, c'è la zona crossfit, resistance training, c'è la zona ovviamente con i pesi liberi e la zona con le macchine. Ci sono dei campi da basket, da nuoto, c'è praticamente tutto. Roba da non credere, c'è anche il cinema in questa palestra, guardate che roba. Andiamo dentro. Con gli attrezzi cardio e il film, il grande schermo. Oh, pazzesco. Cioè, mai visto una roba simile.
tutti all'inferno. Post workout al casino. Sono qui per mangiare un bel buffet di carne. Vi faccio vedere il posto. Ok animali, diamo un'occhiata all'infinity pool, alla piscina. Praticamente c'è una bella vista di tutto il paesaggio. Io sto aspettando per il tavolo, mi chiamano fra 10 minuti, quindi nel frattempo vi faccio vedere in giro. Carne, tanta carne. Qui abbiamo le patate dolci. E questo è il resoconto, ragazzi. Boh, direi che si può iniziare a mangiare. C'è abbastanza proteine e carboidrati di qualsiasi genere, puliti e sporchi.